Stefano Cezza in collegamento con noi, Up to Value. Stefano, ben trovato, buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti, grazie. Continuiamo a essere, insomma, abili profeti, diciamo così, senza, insomma, senza false modestie o cose del genere, nel senso che effettivamente, parlando del MIB, che continua a essere uno degli indici più in forma e più performanti, quei 27.000 che già in più di un'occasione qualche settimana fa avevamo insieme indicato, effettivamente sono stati raggiunti anche con un certo smalto, e adesso è in corso un, forse, immagino, normale ritracciamento dopo, insomma, una settimana, quantomeno una sequenza tra il 18 ottobre e il 26 ottobre piuttosto importante all'insegna di acquisti che appunto gli hanno permesso di superare il massimo precedente di metà agosto scorso. Partiamo da qui, dato che, insomma, il MIB continua a dare più soddisfazione, diciamo, anche agli investitori, e poi andiamo sul DAX o manteniamo la formula classica? Sì, va bene. E allora, a te la parola, insomma, siamo anche a fine ottobre sostanzialmente, oltre che a quasi fine della settimana, quindi un bilancio ancora più ampio è possibile, oltre che a guardare avanti, perché insomma oramai mancano 2 mesi alla fine dell'anno. Sì, allora, chiaramente oggi, come hai detto prima, c'è un po' l'incognita della conferenza della Lagarde, che diciamo che, a differenza di Draghi, che quando parlava appunto Draghi si aveva saliva tutto, quindi si arrivano obbligazionari, azionari, eccetera, devo dire che da quando ho cominciato a parlare da Gard tendenzialmente il mercato o è sceso o comunque è rimasto fermo, quindi diciamo che, a differenza dei Draghi, non è che porta grande euforia sui mercati dalla Gard, però vabbè, vediamo oggi quello che sarà. Insomma, non mi aspetto onestamente grandi cose, anche se c'è un dato che do a livello, che poi chiaramente si può riportare sul MIB. Diciamo che a livello settimanale il DAX dovrebbe fare tra oggi e domani nuovi massimi settimanali, quindi è chiaro che se il DAX dovesse fare nuovi massimi settimanali è molto probabile che lo faccia anche Milano. Quindi, come hai detto giustamente tu, era importante superare i massimi di agosto, che appunto sul future era 26.680. Abbiamo fatto 26.895 di massimo, quindi praticamente siamo a ridosso dei 27.000 punti, che sicuramente sarà un livello anche psicologico molto importante. Quindi è chiaro che io l'ho sempre detto, abbiamo sempre detto, mi aspettavo che il MIB potesse fare numeri importanti. Il primo target per me, cioè il target finale, poteva essere 28.529.000, rimango sempre di quell'idea, quindi secondo me potrebbe esserci appunto adesso un primo test dei 27, con magari poi dopo una leggera correzioncina, ma nell'ottica di magari di un 4-500 punti per riconsolidare magari il precedente massimo. E poi, secondo me, se vi sarà la rottura dei 27.000 punti, a quel punto saremo ben indirizzati per il target che ci eravamo dati già in tempi non sospetti, con questo bel freccione azzurro che stai facendo vedere. Sì, io ho messo 28.000 perché cerco di mantenermi, diciamo, in maniera un po', esatto, all'insegna della cautela, però ovviamente non stiamo dicendo nulla di nuovo, nel senso che confermiamo più o meno quello che può accadere, insomma, da qui alla fine dell'anno, in linea, insomma, con le analisi che abbiamo fatto anche in precedenza. C'è da dire che oggi, essendo la BCE, come spesso accade, correggimi se sbaglio, i mercati potrebbero mantenersi molto molto ancora più moderati, insomma, delle mie proiezioni, e quindi un andamento della mattinata più o meno su queste velocità, il MIB che guadagna lo 0,2, possiamo, diciamo, anche ampliarlo, insomma, da qui e quantomeno fino alla conferenza delle 14.30, confermi? Sì, secondo me sì, sarà una mattinata abbastanza. Nonostante ci siano delle diverse trimestrali, bisogna ricordarlo. Sì, c'è qualche trimestrale, poi, come dicevi giustamente tu, c'è anche il dato sull'occupazione tedesca, quindi è chiaro che magari potrebbe dare qualche spunto veloce, magari qualche strappo. Però ti dico la verità, già ieri il mercato ha fatto una giornata, per esempio il DAX, con una volatilità veramente molto ristretta, sotto 100 punti, quindi veramente già, diciamo, che è stata una giornata di consolidamento dei primi 2 giorni della settimana, che erano stati molto positivi. Ieri ha consolidato, secondo me anche stamattina consoliderà in questa zona tra 650 e 700, e poi sicuramente, come abbiamo detto, c'è l'incognita
della conferenza e li vedremo. Però ti dico la verità, io rimango positivo sul fatto che il DAX dovrebbe andare a fare i massimi della settimana, quindi dovrebbe andare sopra 15.768 punti il future, quindi vedremo un po' oggi, tra oggi e domani, se questa cosa succede oppure no. Prima di andare nel dettaglio sul DAX, ti chiedo un possibile movimento intraday per quanto riguarda il FTSE MIB, Stefano. Ma allora, sicuramente diciamo che i due livelli da tenere adesso in considerazione sono il precedente massimo, quindi 26.680, come ho detto, sì, e il massimo fatto adesso, quindi 26.895. Quindi io sarei compratore se su quella zona del primo del vecchio massimo, e è chiaro che se ci dovesse essere la rottura del massimo, secondo me, ripeto, il primo target potrebbe essere quello di andare a testare anche a livello psicologico i 27.000 punti. Non mi aspetto che al primo tentativo li rompa in maniera decisa, però ripeto, c'è l'incognita della BCE, quindi potrebbe anche essere che per una volta la Lagarde ci fa un regalo e quindi magari i mercati partono, dice delle cose interessanti, e i mercati partono forte, si fa una rottura e poi dopo magari rompe 27 e poi dopo lo utilizza come supporto. Però diciamo che in questo momento i livelli pre-conferenza della BCE sono sostanzialmente questi a tenere in considerazione. Grafico a 5 minuti, quello che sto mostrando, questo punto è il raggiungimento dei 27.000 punti dell'indice cash, e poi una sorta di particolare testa a spalle appunto su un grafico a 5 minuti che tutto sommato ha risposto alle dinamiche tecniche, nel senso che poi c'è stato un fisiologico ritracciamento per poi riprovare a riportarsi il più vicino possibile a quei livelli, ma questa è la seduta del 26 ottobre, 27 ritracciamento consolidamento, e adesso quest'ultima parte finale, insomma, sono i movimenti a 5 minuti del MIB proprio nella seduta di oggi. Peraltro, a proposito di trimestrali, ho ricordato Telecom, abbiamo ricordato Unicredit, c'è anche Amplifon, giro d'affari Saipem, che è il più pesante, Amplifon, il giro d'affari è di 1,42 miliardi, terzo trimestre, ricavi che superano i 459 milioni, buoni risultati, e in questo senso la società si aspetta una chiusura anno da record, prevede inoltre di continuare a ritmo sostenuto nell'esecuzione del piano strategico al 2023. Amplifon, ma anche Banca IFIS, che può superare il suo target di utile 2021, c'è anche il giudizio di Equita che vede il titolo ora a 16 euro, la SIM si aspetta un buon trimestre per la banca, il CD ci sarà il 4 novembre, quindi è la settimana prossima che dia visibilità sul raggiungimento della parte alta della guidance di utile di 80-90 milioni di euro, 93 milioni la stima di Equita, continuando a scontare al 50% il beneficio a capitale risultante dal trasferimento della scogliera in Svizzera. Il target price sul titolo sale da 14,5 a 16 punti, Banca IFIS che al momento perde lo 0,19%, mentre Amplifon al momento scambia, eccolo qui, torniamo al grafico daily, è una seduta molto vivace per Amplifon, più 2,5% con tanto di pattern ribassista, potenzialmente rialzista, una Morningstar che va a collocarsi proprio in questa posizione. Questo per quanto riguarda Amplifon. Siamo in collegamento con Stefano Cezza, abbiamo fotografato lo stato di salute del FTSE MIB, adesso guardiamo il DAX che oggi segna un meno 0,2%, ricordava Stefano una volatilità molto ridotta nella seduta di ieri, diciamo che il DAX si sta ancora muovendo all'interno dei valori segnati nella seduta di martedì, quella sì che era stata molto più volatile, da un massimo, qui parlo del cash, del 15.780 a un minimo di 15.650, insomma su tra i 100 e i 200 punti, che comunque non è niente di che, ma è decisamente superiore alla volatilità degli ultimi due giorni, cioè ieri e all'avvio di oggi. Comunque sia, insomma, se guardiamo dal 6 ottobre a oggi, anche il DAX, seppur in maniera più timida rispetto al MIB, ha avuto una, diciamo, sequenza di sedute sicuramente all'insegna del rialzo, oltre il 6%, per un guadagno di oltre il 6%. Stefano? Sì, corretto, diciamo che è stato un mese di ottobre molto
lineare, se così possiamo dire, per il DAX, nel senso che ci sono state veramente delle giornate con che avevo raramente visto, veramente da forse non so da quanti anni non ne vedevo, con delta veramente compressi sotto i 100 punti, addirittura un giorno vado a memoria mi sembra 80 punti, quindi una roba veramente veramente strana per un mercato. È vero che venivamo da un settembre abbastanza spumeggiante, però comunque diciamo che è stato un mese sicuramente, passami in termini, di consolidamento, nel senso che sicuramente è stato un mese con impostazione positiva, ce l'eravamo già detti l'ultima volta che ci siamo sentiti 2 settimane fa, che era più o meno a metà del mese, che l'impostazione era rialzista, io mi sarei aspettato i massimi del mese verso fine mese, appunto, li ha fatti martedì. Vediamo se adesso la statistica viene ancora rispettata con nuovi massimi mensili, quindi soprattutto settimanali, quindi vediamo, come dicevo prima, se riesce ad andare sotto questi 7,68 che è stato il massimo punto di martedì, vediamo se lo fa tra oggi e domani, sarebbe perfetto perché rispecchierebbe appunto al 100% la statistica. Dopodiché abbiamo 2 mesi appunto anche qui finali, novembre e dicembre, come ci siamo sempre detti, i miei studi a livello statistico mi dicono che in anni positivi nel 95% dei casi il DAX fa il massimo dell'anno a dicembre, quest'anno chiaramente il minimo è stato fatto a gennaio, quindi io mi aspetto che effettivamente il DAX rifarà i massimi dell'anno a dicembre, quindi anche il target per il DAX è sopra i 16.000 punti, 16.030 adesso vado a memoria, che è il massimo che aveva fatto precedentemente, quindi diciamo che il target anche qua finale per questo movimento è sicuramente sopra i 16.000 punti. Leggevo già ieri chi parla di rally natalizio anticipato, mi sembra un po' presto, però ripeto, io mi aspetto che dicembre sarà sicuramente un mese, comunque questi ultimi 2 mesi saranno 2 mesi positivi per i mercati. Poi ripeto, non so di quanto possa migliorare i massimi dell'anno, se di tanto, di poco, magari fare un movimento, poi rientrare, non lo so. Però diciamo che statisticamente 300 punti da fare in salita ancora il DAX ce li ha sicuramente come sue potenzialità. Che poi è sostanzialmente la domanda più diffusa che ci arriva a casa, caro Stefano. Non so se questo accade anche a te con AppToValue, insomma con i vostri clienti, ma la domanda sostanziale è: ma il rally ci sarà, dato che abbiamo la Fed, le banche centrali, il tapering, la Bank of Canada, avrei visto che ho annunciato anche un po' a sorpresa l'azzeramento del sostegno, insomma, del quantitative easing, che comunque non è che fosse così, così forte, così energico, però insomma ci si aspettava una riduzione del quantitative easing e invece è arrivato a zero, quindi insomma è ovvio che il tapering, possiamo dirlo, che è ufficialmente iniziato, e proprio in virtù di questo fattore, la Cina che è debole eccetera eccetera, l'inflazione e così via, ecco il timore appunto che il rally natalizio, di cui anche insomma ci sono anche citazioni cinematografiche di un film che non ha bisogno di presentazioni, diciamo che caratterizza storicamente i mercati. Però insomma mi pare di capire che le previsioni al momento non sono cambiate, possiamo dire che non abbiamo ancora segnali forti di un cambio di menu. No, secondo me no, ma anche perché in questo momento è vero tutto quello che tu stai dicendo, però l'alternativa quale sarebbe? Andare comunque magari su un mercato obbligazionario, che per quanto riguarda comunque ancora la Germania, la Svizzera da noi eccetera, ancora tassi negativi comunque sui 10 anni? È vero che l'America un pochettino qualche spunto di rendimento un po' più alto l'ha dato, però in questo momento, ripeto, non c'è alternativa al mercato azionario, quindi è chiaro che le materie prime sono comunque alle stelle, quindi anche lì sarebbe secondo me poco prudente andare a investire su un mercato che comunque ha corso tanto, magari, ripeto, salirà ancora, perché adesso le previsioni sul petrolio parlano di $100, però vabbè, se andiamo a vedere quello che è successo un po' di mesi fa quando era andato meno 50, viene veramente un po' la pelle d'oca. Comunque quindi è chiaro che, non essendoci alternativa in questo momento, il mercato azionario, ripeto, anche perché a parte qualche movimento che c'è stato a settembre di volatilità intraday piuttosto elevata, se tu vai a vedere in questa fase, comunque è un paio di mesi, anche lo stesso agosto, che di solito è un mese volatile, non lo è stato. Quindi è chiaro che la volatilità sui mercati è molto bassa, è molto contenuta. Questo perché? Perché evidentemente, ripeto, non essendoci alternativa, ogni volta che il mercato comunque ha delle fasi di debolezza viene comprato. Quindi finché questo succede è chiaro che io non vedo potenziali pericoli sul mercato azionario. Poi il 2022 lo andremo a analizzare, vedremo come partirà, e quello sarà un'altra storia. Però
stiamo qua alla chiusura del 2021, da qua alla fine 2021, ripeto, l'impostazione secondo me è sicuramente rialzista su tutti i mercati. Poi, ripeto, chi più chi meno, è chiaro che in questo momento l'Asia sta più soffrendo rispetto all'Europa e l'America, però c'è chi di oggi, per esempio, leggevo dei bollettini delle banche con le quali collaboro che già dicono che potrebbe essere interessante investire in Cina visto la correzione che c'è stata. Quindi se già ritengono interessante perché la correzione c'è già stata, capisci che evidentemente non c'è, secondo me, la percezione di un rischio sui mercati azionari in questo momento, che da un certo punto di vista può anche spaventare, perché chiaramente i mercati azionari per definizione sono rischiosi, però in questo momento, secondo me, ripeto, da qua a fine anno grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. I famosi fantasmi di eventuali bolle, insomma, che magari possono accompagnare rialzi sistematici degli azionari, però insomma il ragionamento che hai fatto è piuttosto chiaro, peraltro è una delle notizie, diciamo, di questi ultimi mesi, di come insomma i mercati asiatici abbiano corso molto meno rispetto a molti altri, quelli della Cina più che quelli del Giappone, che invece sono stati piuttosto volatili, e in questo senso effettivamente è chiaro il riferimento appunto di chi indica nel mercato cinese come un possibile nuovo luogo dove eventualmente posizionarsi con i propri portafogli. Ricordiamo insomma nuovamente che si parla di riduzione del tapering perché l'inflazione è molto alta e a quanto pare meno transitoria delle previsioni delle banche centrali. C'è una liquidità molto alta, nel momento in cui dovesse essere ridotta la liquidità come ha fatto insomma la BCE, ovvio che con i tassi che magari rimangono meno bassi, quindi un rialzo dei tassi di interesse, il costo del denaro risalirebbe, a quel punto magari c'è meno propensione al rischio, meno propensione alla spesa, e a quel punto l'inflazione potrebbe tornare a scendere. Questo insomma in buonissima sostanza l'operazione che potrebbe avvenire, insomma, e su cui si sta ragionando dal punto di vista delle banche centrali e non soltanto. Abbiamo parlato di rendimento dei tassi di interesse, facciamo un ultimo stuffo, diciamo così, sul Bund tedesco, anche in virtù del fatto che, caro Stefano, abbiamo uno spread che è tornato più o meno, non dico a risalire in maniera importante perché non siamo ovviamente in una fase i livelli allarmistici, però insomma siamo a 110 in questo momento, che anche graficamente rappresenta una resistenza importante, diciamo, tra BTP e Bund, con il Bund che ancora una volta si è avvicinato allo zero di rendimento per poi riposizionare in area meno 0,15 con minimi insomma anche di nuovo a meno 0,20 sostanzialmente. Ma guarda, è molto importante il grafico che stai facendo vedere tu, nel senso che se ti ricordi io avevo dato come target della discesa il livello da cui era partito il movimento di rialzo delle 10 figure, diciamo, estive, quindi era 168,21, 168, sì, comunque quella zona, 168,29 era partito, tant'è vero che il Bund ha fatto un primo ritracciamento, come si vede appunto dal grafico, a 168,21, quindi è arrivato a target, poi da lì è rimbalzato ed era tornato quasi a 170, da lì ha fatto un altro movimento sotto, ha fatto nuovi minimi, ha fatto 167,84, da lì è ripartito, adesso è ritornato, ha fatto ieri 169,83, quindi è risalito ancora due figure, e oggi sta tornando 169,20, 169,30 perlomeno, era pochi minuti fa. Quindi diciamo che potrebbe esserci un movimento, se dovesse ritornare nella zona dove è ripartito questo rimbalzo, quindi appunto ritornare in zona 168, io mi aspetto la rottura a questo punto, quindi del livello che abbiamo visto pochi giorni fa, quindi 167,84, e lì potrebbe il target, secondo me, non so se sarà fatto entro fine anno, però un target interessante del movimento potrebbe essere attorno a 166 di Bund, che appunto corrisponderebbe più o meno con rendimento zero. Adesso più o meno la correlazione è quella. È chiaro che se invece torna sopra 170, e allora entra in una terra un po' più di complicata, e potrebbe magari fare un trading range tra ancora 170, 171, massimo 172, però onestamente, visto la conformazione anche a livello grafico che si sta facendo, io sarei un po' più propenso per vederlo nella zona sotto, quindi
Vediamo come se ritorna nella zona, rirompe 169, ritorna nella zona 168. Se ritorna su quei livelli, secondo me il movimento sotto 167-84 è abbastanza interessante. E questo per quanto riguarda il Bund tedesco, il decennale Bund tedesco. Intanto, a proposito di banche centrali, stretta creditizia in Brasile causa dell'inflazione che sta galoppando. La banca centrale brasiliana ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 150 punti base, l'aumento più alto dal 2002, portandolo a 7,75, decisione presa dall'istituto centrale per tentare, come detto, di calmierare la crescita dei prezzi che è così ampia da aver bloccato la ripresa dell'economia post pandemia. Poi ricordiamo anche un atteggiamento discutibile da parte della politica brasiliana, con il presidente che è stato uno dei primi negazionisti nei confronti della pandemia. Questo per quanto riguarda il Brasile. Mentre a proposito di trimestrali, anche ST Microelectronics, che il mercato in questo momento sta premiando, ha registrato un terzo trimestre di ricavi per 3,2 miliardi più 19,9% annuo, con margine lordo al 41,6% e utile netto di 474 milioni più 95,6%, con previsioni per il quarto trimestre di ricavi netti di 3,4 miliardi di dollari come valore intermedio, una crescita del 6,3% rispetto al trimestre precedente. Stefano, grazie per essere stato qui con noi. Up to Value, diciamo compagnia e società di riferimento per Stefano Cezza. Ci risentiamo presto, buona giornata, buon proseguimento. Grazie, buona giornata a tutti, grazie.